quando vuoi. Che dire di questa meraviglia? Guardate come sta. Nel box saltella, gioca e mi ha già fatto guardare la codina. È venuto il momento di dirvi che sua mamma ha tante richieste, quindi ci sono tante possibilità che lei parta. Sua sorella è partita, Mina. Gli altri due non ce l'hanno fatta perché hanno avuto la gastro e ora non mi sembra una cosa giusta che lei resta da sola nel box senza la mamma. E quindi cerchiamo anche per lei, che è un batuffolo e poi è molto bella. Guardatela qua, è un amore. Si vede che si andata a zaccherare nell'acqua, si vede? Va bene, e qua noi li parliamo pure, li facciamo, li rinfreschiamo un po'. Ora guarda nel nostro posto. Niente, che vogliamo dire? Che se, essendo che tutti i suoi fratellini, chi non ce l'ha fatta, chi è partito, la mamma deve partire, lei ora rimarrà da sola e quindi si sentirà la mancanza della mamma, perché lei, come avete visto il video, è una mammona. È una mammona, sì. Molto legata alla mamma. Non si può dire magari devono partire insieme, non si può, questo discorso non si può fare. No, magari partono insieme, sì, ma chi richiede? Sì, noi lo possiamo anche proporre, giusto? Certo. Però non è facile. Comunque, intanto facciamo un filmato a lei, meraviglioso. Loro sì che sono dei cuoricini, loro sono amore. La parola amore penso che è stata inventata proprio per loro. E poi è passata a noi, ma noi di questo non abbiamo niente. Cerchiamo una mammina, cerchiamo un papà, una mamma, qualcuno che la può adottare prima che diventa grande, perché quando loro diventano grandi hanno meno possibilità di trovare una famiglia. È una cosa buona, la mangia perché gli piace mangiare, guarda la sua trippa, è meravigliosa. Che dire, carattere non so come definire. Socievolissima, affettuosissima, proprio lei è radiosa, lei è luminosa. Sì, la mamma che l'accoglierà nel suo cuore sicuramente non se ne pentirà, perché lei è meravigliosa, saprà dargli solo amore, perché poi è una bimba. Guardate le sue manine. Sì, è andata nella pozzanghera, si può notare. Non so se ha preso la mamma, non è un cane di razza. È figlia di una chita pura, però. Però è una meticcia, bellissima. Non sappiamo chi è il papà, però sappiamo solo che lei è meravigliosa. Quindi condividete. Ehi, come si chiama? Selene. Io so come la stavo chiamando, sì, Elvira. Elvira. Selene è molto più bello ed ha circa 4 mesi e mezzo anche adesso avrà. Guarda la coda, lei è sempre, un altro sempre contenta. Loro sono abituati a parlare con la coda dice tutto. Per concludere che dire, di condividere per lei e di aprire il vostro cuore, e se non la potete adottare, condividete, è molto importante. Loro sono amore, sono l'amore persona, quello che diciamo sempre. E ricordiamo sempre che parlare di un cane è molto difficile, perché c'è da dire sempre le stesse cose, ma noi parliamo del suo carattere meraviglioso, carattere dolce, solare, apposta che, come si chiama? Selene, lo dovevamo chiamare Miele perché è dolcissima. Sì. Eccola qua, Miele. Socievole con tutti, lei bacia tutti, è affettuosa con tutti. Con altri cani, può stare con i bambini, può stare da sola, può stare con i vecchietti, può stare con tutti. Lei è una cagnolina meravigliosa. E poi diciamo che ha avuto una mamma che, io dico sempre che gli ha insegnato l'educazione, gli ha insegnato il rispetto, gli ha insegnato tutte queste cose che magari noi parliamo e parliamo per i cani e magari dici, ma che dicono questi? Loro capiscono di rispetto, loro capiscono d'amore, sì, loro capiscono tutto. È quello che non ci vogliamo mettere in testa, che loro per dentro, questo cervello che dicono che è piccolino, è un cervello enorme e questo cuore è immenso. E quindi loro hanno bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di loro.
quindi fate a condividere per miele. No, dai. Selene. Eccola qua, è una meraviglia. Ok, vi raccomando, condividete. Anche se mamma Laura ogni volta che partono le sue cose, diciamo questo ve la porto a casa. Fatte. Ma io faccio di tutto per farla adottare. No, perché anche sappiamo benissimo come stanno con mamma Laura. Quando vanno da mamma Laura non se ne vogliono andare più. L'inizio è troppo. Guarda la coda. Però possiamo anche dire che quando partono sappiamo con certezza che stanno benissimo. Quindi quando ci decidiamo a fare questo strappo sappiamo che possiamo esserne certi. Anche questo dobbiamo anche dire, che in tanti commenti dicono potete tenerla voi, sta con voi. Non possiamo, se noi vogliamo continuare questa missione per loro. Papà, voglio andare alla pozzanghera. Dobbiamo farli partire, perché non possiamo tenerli tutti noi. L'importante è che trova una mamma e che trova questa mamma che gli voglia tanto bene e che la porta lontano dai rifugi, dai canini, perché loro non meritano i canini, loro meritano una casa e un lettino. Ok, ciao a tutti da Selene. Selene, come lo io, Selene. Ok, ciao. Ciao.